Marco Marchese, che nella vita fa il bancario, quindi si occupa di valori assicurativo, va bene, si occupa di valori materiali, però ha una grande passione per i beni immateriali, vero? Perché è componente dell'osservatorio sulle pari opportunità all'interno della CGIL, perché come dicevo prima, il concetto di rispetto, di tolleranza, di non violenza lo possiamo declinare nel caso più macroscopico al femminile, però può essere declinato in molte altre accezioni. Per tutti i soggetti, non usiamo la parola normale, perché normale dobbiamo prendere per buona la definizione di uomo bianco occidentale, cattolico preferibilmente, eterosessuale ovviamente, di buona istruzione, quindi parliamo di soggetti più fragili. Cosa vedi dal tuo osservatorio, Marco? Allora, dall'osservatorio, giustamente essendo un osservatorio, si vedono tante cose. Ad esempio, reggendo la responsabilità di questo osservatorio sulla politica di genere e pari opportunità, ci stiamo sforzando di cambiare il paradigma per cui abbiamo bandito la parola normale, poi non si sa mai, voglio dire, chi codifica, chi decide che cosa è normale e che cosa no. Quindi noi abbiamo cambiato il paradigma e non parliamo mai di normalità, ma parliamo di varietà umana, un concetto diciamo profondamente diverso e molto più inclusivo. Io mi ricordo 2 anni fa, proprio oggi, davanti a Piazza Prefettura, eravamo insomma riuniti, abbiamo fatto questa manifestazione. E l'osservatorio portò un contributo in termini di monitoraggio della stampa locale, quindi abbiamo monitorato 3 quotidiani locali per un periodo di 3 mesi, quindi ci siamo preoccupati insomma di questa cosa qui, per vedere cosa emergeva sulla stampa locale in termini di violenza sulle donne. E poi abbiamo avuto l'opportunità di leggere brevemente una minima parte delle oltre 100 notizie che sono apparsi su questi 3 quotidiani locali di violenze sulle donne di tutti i tipi. Sono partiti, voglio dire, dal fatto di Corigliano, voglio dire, bruttissimo, esatto, dall'omicidio di Fabiana, fino alla violenza domestica, allo stalking, al mobbing, tutto quanto il resto. Ce l'abbiamo raccolto oltre 100 in 3 mesi. Pensate un po' che cosa succede, perché quello che arriva sulla stampa non è altro che poi la punta dell'iceberg, è quello che si sa. Pensate un po' che cosa succede nella sacra famiglia di questa, voglio dire, povera Italia, dove la famiglia è più descritta, voglio dire, in stile Mulino Bianco, quando invece sappiamo che è afflitta da tantissimi problemi. Al di là di questo qua, che voglio dire, la situazione poi dopo non è cambiata da 2 anni a questa parte. Noi assistiamo, premi giornali, che sia un quotidiano locale, che sia un quotidiano nazionale, tutti i giorni troviamo notizie, sempre quella famosa punta dell'iceberg, per cui ci dovremmo rendere conto di quanto sia grave il problema nel nostro paese, che è anche un problema che tocca profondamente nella cultura. Giusto stamattina sentivo un po' quella che è la nuova trasformazione, ad esempio, visto che parliamo di informazione, della RAI, no? E mi ha catturato diciamo, l'attenzione un po' questo inizio di nuovo corso per la RAI, il nuovo presidente, il nuovo consiglio d'amministrazione, e l'informazione in questo campo, voglio dire, è assai importante, no? C'è una piccola buona notizia, cioè, la RAI nelle proprie linee guida che ha presentato alla Commissione di Vigilanza ha deciso di bandire la pubblicità sui canali i canali dedicati a bambini e ragazzi. E questa è una buona notizia, no? Anche perché poi con la pubblicità sui bambini sappiamo insomma tutte le speculazioni da parte dell'industria che vengono fatte. Questo nuovo corso però non è sufficiente, perché nonostante ci sia l'informazione, nonostante ci sia l'approfondimento, cioè l'informazione poi è un po' borderline, no? In Italia si riescono a creare le emergenze addirittura sul morso del cane e si trascurano, voglio dire, tante cose macroscopiche, e
ad esempio su stalking, violenza sulle donne e via discorrendo, se ne parla ma non in modo organico, se ne parla sempre quando siamo presi dalla notizia, vale a dire quando c'è una persona che ci ha rimesso la vita sostanzialmente, oppure quando ci sono dei fatti veramente brutti. Non c'è quella cultura, no? Un cambiamento di cultura avviene attraverso la famosa tecnica della goccia. Io ne parlo un po', ma ne parlo tutti i santissimi giorni se voglio tenere la barra dritta e arrivare diciamo dritto ad un obiettivo. Voglio parlare brevemente del nostro paese. Beh, lo sappiamo bene, il nostro paese non è un paese tagliato per donne nel modo più assoluto, cioè, ma se partiamo già dai livelli di assistenza, no? Da come è strutturata proprio l'assistenza sociosanitaria nel nostro paese, assolutamente devastante, perché l'abbiamo delegata a pie pari alle donne, alle quali abbiamo addossato due compiti assolutamente importanti, che è la cura dei figli, l'assistenza delle persone anziane, l'assistenza dei portatori di handicap, e allo stesso tempo abbiamo privato tutta questa fascia di cittadine di pari opportunità, perché non esiste, cioè non esiste organicamente l'assistenza. Cioè, provate ad immaginare che cosa accade nelle famiglie con i livelli di assistenza che abbiamo scarsissimi, cosa accade nelle famiglie dove c'è un portatore di handicap e la stragrande maggioranza della volte la cura di queste persone sono demandate proprio alle donne, e quindi non solo non assistiamo le famiglie, non assistiamo queste persone che in termini loro di pari opportunità sono praticamente azzerate, ma in più priviamo le donne che devono occuparsi di questi servizi qui delle pari opportunità, perché non possono lavorare, perché non possono avere le opportunità che diciamo hanno tutti gli altri. E poi siamo anche un paese, voglio dire, disattento, no? Voglio dare un brevissimo sguardo all'estero. Cioè, se parliamo di mutilazioni genitali femminili, è stata una battaglia che ci sono voluti 25 anni per avere qualche cosa di organico e di sostanziale, e a macchia di leopardo paesi per esempio come l'Egitto si sono fatti dei passi avanti, dove la condizione della donna è assolutamente drammatica, però in termini di mutilazione genitale femminile qualcosa si sta muovendo, ma noi abbiamo milioni di donne che subiscono queste pratiche e ancora oggi, voglio dire, in Italia. O pensiamo ad esempio ad un paese, e non lo cito a caso, l'Arabia Saudita, dove magari ha fatto tantissima simpatia, che ne so, magari a chi è andato all'Expo, e poi ci ritroviamo un paese dove alle donne viene proibito di guidare l'automobile. Cioè, in Arabia Saudita le donne sono private del diritto di guidare l'automobile. Cioè, concettualmente faccio veramente fatica ad arrivarci, no? Perché ho detto siamo un paese disattento? Perché poi, vedete un po' la bizzarria, no? La disattenzione o la malafede di alcune istituzioni. Noi ci ritroviamo, l'Arabia Saudita, in sede ONU, alla presidenza della Commissione Diritti Umani. Scusate, qualcosa non mi torna. C'è un paese dove c'è la pena di morte, un paese dove si può condannare a morte per decapitazione, squartamento ed esposizione del corpo un diciottenne che ha commesso un presunto reato di opinione quando era minorenne, e un paese dove accade, diciamo, che le donne non possono guidare l'automobile, no? Con delle motivazioni per la Svizzera, gli chiudono dentro, scusa Giovanni. Cioè, voglio dire, come si fa a dare la presidenza di una commissione ONU ad un paese come questo? E poi dico la disattenzione anche italiana, perché ad esempio questo è stato sventato, questo rischio, no? Il recente Salone del Libro di Torino, voglio dire, c'è un po' una delle culle della cultura italiana in termini di iniziative che si fanno tutti gli anni, la disattenzione. Cioè, al Salone del Libro di Torino l'ospite d'onore quest'anno chi doveva essere? L'Arabia Saudita. Cioè, anche questo qui assolutamente non mi torna. Disattenzione, però tante volte anche un bel po' di malafede.
Voglio chiudere parlando un po' di un'esperienza mia personale. Io ho 45 anni e quest'anno festeggio, ci stavo pensando l'altro giorno, 30 anni di associazione, ho cominciato a 15 anni, quindi 30 anni di associazionismo, attività politica, eccetera. E in questi 30 anni, solo 5 anni fa, ho cambiato idea e non ho nessun problema, diciamo, ad ammetterlo, perché per 25 anni sono stato un acerrimo nemico di quelle che, parola bruttissima, le quote rosa. Noi qui in ambito di CGL si parla di quote di parità piuttosto che quote antidiscriminatorie, poi impropriamente dette quote rosa. E io per 25 anni sono stato assolutamente contrario, ma non per maschilismo, forse perché ho vissuto molto, voglio dire, ambienti liberali dove forse il problema proprio non si poneva, comunque le pari opportunità, ho avuto la fortuna di frequentare ambienti dove comunque le pari opportunità si sono assolutamente sempre date, per me non è stato mai un problema. E quindi ogni volta che sentivo parlare di quote rosa, voglio dire, veniva un po' il prurito, l'allergia, ero sempre contro, eccetera, eccetera. Perché 5 anni fa ho cambiato idea? Perché sono entrato in questa organizzazione, la CGL, e mi sono reso conto di una cosa. Non è tanto il discorso della quota rosa, ma in un paese culturalmente così arretrato, le organizzazioni, piccole o grandi che siano, secondo me, hanno il dovere di fare questo sforzo. E ho trovato assolutamente, questa è la migliore, da questo punto di vista, la migliore organizzazione dove mi sono potuto trovare e dove ho avuto l'opportunità di operare. Perché la cultura si fa anche così, spingendo questo concetto. Allora, quando dobbiamo comporre, voglio dire, tutti gli organismi e quindi le quote di parità e le quote antidiscriminatorie, voglio dire, ci creano oggettivamente dei problemi, no? Dei problemi, perché bisogna fare attenzione a tutta una serie di norme e di regole, mentre all'esterno, perlomeno fino a 5 anni fa, questa cosa mi creava fastidio, adesso invece mi fa pensare che mi trovo nella migliore organizzazione da questo punto di vista in cui mi potevo trovare. E vi ringrazio.